Ciao, benvenuto, bentornato. Io sono sempre Roberto Pesce. Come sai, mi occupo di formazione e di educazione finanziaria. Chiaramente il tema è sentito, è delicato. Se hai piacere di commentare, puoi farlo anche sotto il video. Io naturalmente ti leggo e ti rispondo molto, molto volentieri. Nessuno di noi ha la bacchetta magica, no? Io chiaramente non ho una linea diretta con il governo Conte per dirti con certezza cosa succederà. Però, sulla base della mia esperienza, sulla base dei dati, direi che ci siano alcuni elementi che ci fanno dire con insomma una certa dose di certezza quale sarà, cosa ci aspetterà nel nostro prossimo futuro e quale potrebbe essere anche una risposta adeguata. Che dirti? Subito dopo la sigla trovi tutti i contenuti e se ti piacciono questi video naturalmente registrati al canale e segui, magari attiva la campanellina anche perché prossimamente pubblicheremo altri argomenti, altri video diciamo non necessariamente legati a questo argomento ma sempre con questo respiro un po' più ampio rispetto al classico micro video pillola informativa. Dopo la sigla tutti i contenuti, buona visione. L'investitore immobiliare non è neanche che dovete essere un investitore, un decisore immobiliare. Cioè assolutamente. Io sono un investitore immobiliare, ma non sono un decisore. Sono dentro due società dove però ho finanziato una parte. Il mio rischio è palesemente su quella parte che ho finanziato, ma non sono io quello che sceglie gli immobili, non sono io quello che prende le decisioni. Però è un elemento di diversificazione rispetto ad altre cose che faccio. Abbiamo fatto le presentazioni sul bambù, il 99% dei nostri ormai più di 1000 soci sul bambù non decidono proprio niente, cioè non partecipano all'attività, cioè sì, partecipano marginalmente, votano giustamente in assemblea, però di fatto non sono dentro la scatola di chi prende le decisioni, quindi sono un finanziatore, un socio finanziatore che vuol partecipare al ritorno di quell'attività lì, ok? In questo senso assomiglia. C'era un altro passaggio su qua. Senza errori non si assimila esperienza e competenza, però giusto, giusto. Non vuol dire però che gli errori tu li devi fare alla massima velocità. Io ero un appassionato della saga di Fast and Furious. Com'è che si chiamava quella sostanza che c'erano quel pulsante? Protossido di azoto. Ok. Il NOS. Abbreviato in NOS. Chi di voi ha visto? Allora io ho fatto un corso di guida veloce. E ho conosciuto piloti che hanno vinto campionati mondiali, campionati europei, eccetera. Uno di questi, campione del mondo di rally due volte, è stato, non so se lo sapete, a Fiorano, nel circuito privato della Ferrari, e hanno una macchina che è di proprietà di Philip Morris, che è una three-seater, cioè vuol dire che hai il pilota e nelle scocche laterali tu hai due posti per i passeggeri. Avrei ucciso per fare un giro, ma è solo per ospiti di Philip Morris. Io ero lì come coach nell'ambito di un programma formativo. Bene, questo campione del mondo di rally è stato portato da Alonso come passeggero, no? Lui in quel circuito fa dimostrazioni, fanno i corsi di guida per chi compra le Ferrari da strada, quindi conosce quel circuito sulle sue tasche. Ha detto, quando siamo arrivati al curvone, ho detto scientemente, ok, Alonso ha sbagliato, sono morto. Perché, dice, dove io inizio a frenare, quello ha tirato ancora due marce. Però lui dice, lui non aveva mai guidato una Formula 1, il campione del mondo di rally stiamo parlando, cioè non Roberto Pesce o Massimiliano Trazzi, che potrebbero anche essere bravi, però ecco, non ci, come dire, arroghiamo queste competenze. Della serie, una F1 è completamente diverso da una macchina tiratissima da rally. E lui dice, io non ho mai visto frenare da 200 km orari a 50 nel giro di così pochi metri. Cosa vuol dire questo? Che se Massimiliano e io prendiamo le macchine di Fast and Furious e usiamo il NOS, il protossido di azoto, molto probabilmente ci schiantiamo. Non è uno strumento da dare a quello che sta uscendo da scuola guida o che ha 6 mesi di patente. Nelle mani di un campione gli fa vincere una gara che altrimenti non vince. È un po' sempre questo il concetto, no? Quindi l'esperienza te la devi fare per gradi, prendendoti i rischi per gradi. Anche i piloti dei jet, non è che gli danno il jet in mano subito. Sapete quante ore di simulatore fanno e quante pedate nel culo e poi con il jet più sgrauso, con l'istruttore a fianco che può subentrare ai comandi? Cioè, è un po' questo il senso, no? Quindi, però è anche giusto in quello che dici che bisogna essere disposti a fare errori e bisogna anche essere disposti a fare abusate. Il trucco è
ripeto, chiediti sempre, ma se le cose va male, qual è la peggiore cosa che mi può capitare? Se la peggiore cosa che ti può capitare è un rischio sostenibile, accettalo. E qualche volta perderai e quella diventa buona esperienza. Perché è vero che a volte l'esperienza più preziosa è quella delle legnate che prendiamo, no? Perché le legnate ti fanno diventare più attento, più prudente. I successi a volte ti fanno diventare un po' presuntuoso. Cioè l'autostima e l'arroganza sono due facce della stessa medaglia, ma non sono la stessa cosa, ecco. Purché la legnata non paralizzi. Cioè non confondiamo l'insuccesso con... Cioè non è funzionato una volta, allora fa schifo. Questo è altrettanto sbagliato. Cioè devo trarre un insegnamento, però il risultato è un elemento, non è l'unico elemento, mi raccomando. Quindi potrebbe essere ho giocato bene e ho perso, o ho giocato male e ho perso. Il risultato è lo stesso, ma l'iter precedente cambia. Quindi bisogna essere bravi a fare debriefing delle situazioni. Ma una cosa che... per agganciarmi al ragionamento di Roberto, una cosa che mi hai fatto venire in mente, sì. A volte l'esperienza e l'età vuol dire che ti rendi conto solo dopo che ci hai preso il naso che esistono dei rischi che proprio non avevi nemmeno preso in considerazione. Pensate a questa situazione della pandemia, cioè chi aveva preso rischi che un'attività di formazione non si potesse più fare dal vivo, così dall'oggi al domani, o che tu hai una palestra e te la chiudono e non te la fanno riaprire, o un ristorante. Cioè non è che gli puoi dire potevi pensarci, ma è successo. Cioè, sì, 100 anni fa la spagnola, ma non sai neanche di cosa stai parlando, no? Adesso molto probabilmente uno che deve aprire un'attività di un certo tipo farà dei ragionamenti mettendo in conto anche nuovi elementi, che però li sai solo dopo che ci hai battuto il naso, capite? Ecco, una cosa che a me piacerebbe che tutti quanti faceste è per chi lo fa, perché vedo che un pochettino è istintivo. Cercate di non vivere questo argomento quasi come se fosse un argomento politico. No, io sono di destra e qualunque roba dica uno di sinistra non è giusto, e viceversa. O la religione, no, io credo e qualunque roba tu mi dica non l'ascolto, e viceversa. Quindi cerchiamo di non farne una situazione ideologica, perché non lo è. Ogni fatto va valutato a sé stante nel migliore dei modi. Ci sono casi in cui io stesso dico no, qui debito meglio di no, altri in cui dico assolutamente sì. Quindi anche voi provate a guardare la situazione analizzando vari aspetti dell'indebitamento. Non partite con un pregiudizio. Sapete, come ha detto Roberto, che è un elemento, un amplificatore, appunto una leva. La leva serve per muovere un peso più grande senza, ok, andandoci più lontano con una leva lunga, e solleverò quello che si qualsiasi cosa, no? Questo era un po' il detto. Vivetela come un amplificatore che va gestito e va conosciuto, va studiato. Situazioni diverse richiederanno modalità diverse. Non fatene una battaglia di religione, mi raccomando. Chi elimina dalla propria vita il debito nella maniera più totale probabilmente si sta precludendo delle opportunità, se è anche un investitore. Completamente d'accordo, vi ha detto una cosa molto saggia Massimiliano, che vuole essere anche uno dei motivi che secondo me per i quali seguire queste dirette. E vedete che confrontiamo le idee. Tra l'altro vi dicevo che sembrava che l'avessimo già fatta a metà, cioè nel 20 minuti prima di iniziare eravamo a posto con i soliti controlli, luci, audio eccetera, e io e lui dibattevamo di scelte diverse, no? Io so quali sono i miei punti di forza, ma mi piace prendere gli aspetti che mi convincono di più della mentalità e delle strategie di Massimiliano, le stesse cose che fa Luca, le stesse cose che fanno i miei soci in altre società. Insomma, da una persona competente che ha risultati puoi sempre rubacchiare qualcosa. E soprattutto è molto interessante chi pensa in maniera molto divergente da noi. Allora, il mio atteggiamento è tendenzialmente un atteggiamento prudente ed è tendenzialmente un atteggiamento di fastidio nei confronti del debito. Quello di Massimiliano è tendenzialmente un atteggiamento aggressivo ed è tendenzialmente un atteggiamento come dire di interesse nei confronti del debito, ok? A me parlare con lui e sentire le sue idee, come ragione, come ha fatto magari una certa cosa, è interessante, perché mi chiedo ok, questa cosa che dice però può migliorare un po', poi io rimarrò probabilmente un tendenzialmente prudente.
però magari un tendenzialmente prudente un po' più aggressivo che guadagnerà un po' di più senza mai andarsi a prendere troppi casini, perché la mia natura è quella. Massimiliano, magari ascoltando due o tre passaggi sul perché non faccio una certa cosa, potrebbe dire: beh, ma sai che forse in effetti questa cosa macchina la paghiamo in contanti, va? Questa macchina, prima, io ad esempio ho sempre pagato le mie automobili in contanti. Tu di solito? No, io sempre o leasing o noleggi, però adesso debito secco solo direi un paio di volte, normalmente leasing o noleggi. Sì. Quindi vedete che sono due mentalità diverse? Cioè, secondo me, dal punto di vista del tenersi i contanti, e cioè tu compri 50.000 euro di macchina, ce li hai, ma Massimiliano dice io li investo e pago le rate con un po' di interesse. Roberto invece dice no, io tolgo 50.000 euro dal conto e saldo la macchina e non ho interessi e la macchina è mia, punto e chiuso. Finanziariamente ha ragione lui. Io non ne faccio su questo punto una questione di finanza, ne faccio una questione di emozione. A me piace l'idea del fatto che non devo pagare niente. Quello che ho è mio, ma se si rompe c'è un'assicurazione, sono coperto da quel punto di vista lì. È più facile contabilizzare quello che hai. Ecco, non avere debiti e avere un cash più pulito è più facile la contabilità. Non per niente Massimiliano è un analista finanziario anche aziendale molto superiore al sottoscritto. Però dall'altro lato questo atteggiamento ha sempre, cioè tendenzialmente le mie casse sono sempre piene, anche perché ho sempre vissuto molto al di sotto del mio tenore di vita che mi sarei potuto permettere. Questa è un'altra forma di avere leva, perché se tu vai con qualche automobile la cambi un po' più lentamente, qualche vestito un po' meno di marca, qualche ristorante figo, qualche bottiglia buona un po' in meno, che non vuol dire che devi vivere una vita di stenti, eh? Ricordatevi che tra l'Everest e Pavernello ci sono, esatto, tante cose diverse, però vuol dire che poi ti rimane più spazio di manovra per fare altre cose. Per me quest'anno, adesso abbiamo fatto delle cose buone con l'online, però l'ho passato un mese l'anno scorso di questi tempi nel dire ma se non riusciamo più a fare i corsi io che faccio? Io comunque sto pagando 5-6 persone tutti i mesi e non voglio scaricare il problema sui miei collaboratori, e quindi il fatto di avere le casse piene vuol dire anche ho riserve per gestire un tipo di rischio che, ripeto, non era calcolabile quello. Come non era calcolabile 15 anni fa che tutta la nostra rete vendita se ne fosse andata tutta dal momento all'altro facendoci concorrenza. Però da quell'esperienza sfigata ho preso una lezione, no? C'era un romanzo di pirati, a me piacevano quei romanzi lì, di questo capo pirata che aveva i soldi nelle migliori banche di Londra e di Amsterdam, ma aveva una parte di soldi imboscati in una grotta in cima, una montagna nascosta da una roba che non sapeva neanche il suo miglior amico. Cioè della serie, se questi mi fanno delle storie e mi confischi il denaro delle banche, c'ho qualcosa comunque lì, no? Era un altro modo per dire gestisco dei rischi, se fai il pirata, insomma, in effetti era, no? te la devi prendere. Però ecco cosa voglio dire, pensare che un eccesso di prudenza è semplicemente una zavorra che dai rispetto alle tue possibilità è importante, così come pensare che risparmiare tanto alla fine vuol dire anche che quando qualcuno dice cosa vuoi essere l'uomo più ricco del cimitero un domani, è sbagliato anche quello. Quindi probabilmente la ragione non ce l'ha né la cicala né la formica, il punto di equilibrio giusto è da qualche parte lì nel mezzo. Dovete capire se siete più cicala, più formica, più da debito e da leva o più da prudenza, e trovare le cose giuste e usare gli altri elementi per ponderare un po' questo. Va bene, io direi, Max, chiudiamo qui, cosa dici? Abbiamo fatto un quarto alle 11 anche stavolta. Sì. Speriamo di avervi dato qualche spunto, insomma, qua abbiamo cercato di mettere un po' di ragionamenti finanziari, un po' di psicologia personale, nessuno di noi, come dire, ha la pretesa di avere la verità. Siamo sempre a imparare tutti i giorni, siamo però anche degli entusiasti e quindi ci piace avere disponibilità per cimentarci in nuove sfide, nuove avventure, no? Sapendo che poi magari non tutte le ciambelle riescono col buco, ma d'altra parte insomma, bisogna anche un po', no? Cimentarsi. E quindi, Max, se vuoi dire qualcosa in conclusione, poi passiamo ai saluti oppure salutiamo.
Sì, direi che la mia conclusione è quella, era l'auspicio di prima, di quello di guardare le cose con curiosità e con onestà intellettuale per dire non c'è un giusto o uno sbagliato tout court, ma approfondiamo e valutiamo le situazioni caso per caso. Assolutamente sì. C'era una cosa qua di Osvaldo, surroga sì tutta la vita, questa è una risposta facile da dare, sempre su quel mutuo online di cui vi citavo prima, guardatelo, se avete fatto un mutuo ad esempio pochi anni fa, anche 5-6 anni fa, oggi magari risparmi un punto e mezzo facile, un punto e mezzo su qualche centinaia di migliaia di euro su 30 anni magari ti vuol dire 30-40 mila euro che con due scartoffie che compili risparmi, perché non farlo? Cioè di nuovo è un no brainer. Così come anche io ho vissuto un mutuo da 320.000 euro sulla casa precedente a tasso variabile e mi è andata molto bene perché dopo l'aumento dei tassi ho vissuto tutta la curva bassa e va anche bene. Se farò un mutuo, come probabilmente farò nei prossimi mesi, molto importante, coperto da soldi che ho, ma come dicevamo prima, a questi tassi, però tra uno 0%, 0,1 variabile e uno 0,5 fisso, 0,5 fisso. Stiamo parlando di decenni, elimino completamente i rischi. Non apriamo la parentesi tasso, Roby. Ho surrogato l'anno scorso e secondo te ho preso variabile o fisso? Avrei preso il variabile. Esatto. In questo periodo storico sì, però... Ho scommesso in realtà, che... Sì, però ti ripeto, per me... Cioè, ma è giusto fisso, è giusto fisso. Sotto l'1% al fisso, cioè nel senso della serie... Non c'è mai stata una pacchia così... così importante, cioè, bisognerebbe comprare solo per avere quel mutuo lì, cioè sì, è troppo divertente, insomma. E quindi questo è quanto. Tu hai risparmiato 8.000 euro, bravo, anche di più, dipende chiaramente qual è l'importo del mutuo, ma sì, ci sono ottimi risparmi. E poi c'era un'altra persona che non so chi o dov'è il commento, l'aveva scritto, investimenti su voi stessi. Sì, è tutta la vita. Cioè gli investimenti su voi stessi non è solo un modo retorico di dirlo, non è perché facciamo formazione, ma sono quelli che vi ritorneranno sempre, 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 sempre di più. Leggevo oggi un articolo, le aziende più forti, le persone più forti usciranno dalla pandemia più forti e più ricche. Purtroppo chi ci rimane schiacciato in mezzo sono sempre i più deboli economicamente, più deboli di competenze, più deboli di conoscenze. Di carattere anche. Di carattere sul mercato del lavoro. Questo vuol dire che investire su noi stessi sono sempre soldi che ritornano, sempre, sempre, sempre. E con questa paternale finale, amici, buonanotte a tutti, è stato bello. Ah, prossima settimana, mi raccomando, vi confermo il trailer che abbiamo fatto, vediamo se riusciamo, ecco qui un'altra surroga che è andata molto bene, vedi, 30.000 risparmiati con 4 scartoffie, bravo. E, prossima settimana presentiamo il nuovo corso. Sarà questo, si chiamerà ETF Portfolio, avete un piccolo trainer, ci saremo io e Luca Giusti, sarà il corso più semplice della storia dei corsi, sarà il corso più applicato della storia dei corsi che risolverà tutti i problemi di asset allocation a tutte le persone del globo terraqueo. Mi sto sbilanciando e penso di fare uno sconto che non ho mai fatto, perché vorrei che veramente tutti lo facessero, ma solo alla fine del webinar. Quindi, insomma, segnatevi sull'agenda, ancora non l'abbiamo mandato via mail, prossima settimana alle 9. Bene, ci ho detto, abbiamo fatto anche il piccolo promo della serata. Grazie Max, come sempre è stato un piacere. Grazie. Buona a te, e alla prossima. Buona settimana. Ciao ciao. Bravo, ciao ciao.